Buongiorno, questa è la SST Sette Laghi riunita in verbale della seduta di sorteggio dei componenti della commissione di valutazione per l'avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore della disciplina di psichiatria per la struttura complessa psichiatria Verbano di questa SST. Il presente verbale si apre l'anno 2021, oggi 25 del mese di maggio alle ore 10:15 presso la struttura complessa risorse umane di questa SST, dove si è riunita in seduta pubblica la commissione preposta alle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione di valutazione per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore disciplina di psichiatria della struttura complessa psichiatria Verbano di questa SST, giusta deliberazione 103 del 23 febbraio 2021. La suddetta commissione di sorteggio, nominata con deliberazione 348 del 10 luglio 2020, è presente nella seguente composizione. Io, dottoressa Elena Rebora, presidente e dirigente amministrativo, l'avvocato Marco Sant'Ambrogio, componente dirigente avvocato, e la signora Simonetta Pili, componente segretario collaboratore amministrativo. La commissione prende atto che, ai sensi dell'articolo 15,7 bis lettera A del decreto legislativo 3012-92502 successive integrazioni della deliberazione 553 del 2 agosto 2013 della Giunta regionale della Lombardia, si è provveduto ad indicare nell'avviso pubblico in questione data, ora e luogo fissati per le operazioni di sorteggio. La Commissione prende quindi visione dell'elenco nazionale nominativo, costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale e, per quanto qui di interesse, di quelli specifici riportanti il personale di ruolo della disciplina prevista. L'elenco è costituito da 237 nomi ed è questo. E poi lo pubblicheremo, lo mettiamo in evidenza dopo. Per il sorteggio la Commissione decide di seguire la procedura in stretta analogia a quanto previsto dall'articolo 15 del DPR 21148 numero 1677 riguardante le modalità di estrazione delle lotterie nazionali, utilizzando tre sacchetti contenenti ciascuno le palline numerate occorrenti, uno di colore marrone, uno di colore blu ed uno di colore verde, per l'estrazione dei numeri indicatori rispettivamente delle centinaia, delle decine e delle unità. E ora procediamo a verificare il contenuto dei sacchetti. Quindi questo è quello delle centinaia. 0, 1 e 2. Ricordo che i nomi sono 237. Le decine. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E le unità? Ah, lui già? Sì, l'avevo fatto mentre parlavo. Ah, okay. Perfetto. No, si era già fatto a posto così. Si procede quindi all'estrazione, quindi per il primo titolare, indicatore delle centinaia, 1, 2, 9. Corrispondente quindi al numero 129 dell'elenco, il dottor Marco Giri dell'ASUR delle Marche. Procediamo ora con il supplente. Ah, dovevamo far vedere. Per il supplente 1, 7, 5,
corrispondente al numero 175 dell'elenco, e quindi il dottor Elio Serra dell'azienda USL di Lecce, Puglia. Ora procediamo al secondo titolare. 0 6 5 corrispondente al numero 65 dottoressa Carola Celozzi, Roma 4, Lazio. Ok, ora il supplente. 2 4 8 4 secondo me erano due, sono 237. 237, quindi va risorteggiato, arriva a 237. 2 8 corrispondente al numero 228, la dottoressa Anna Maria Beoni, Aosta, Valle d'Aosta. Ok, il terzo. Terzo titolare, 0, 0, 4, corrispondente al numero 4 dell'elenco, quindi il dottor Sabatino Trotta, Pescara, Abruzzo. Ok, ora l'ultimo supplente. 0 2 9 corrispondente al numero 29, dottoressa Luisa Garofani di Ferrara, Emilia Romagna. Esaurite le operazioni di sorteggio, la commissione dispone che il presente verbale venga a cura del segretario rimesso al direttore generale per quanto di competenza e previa pubblica lettura fatta, viene confermato il sottoscritto alle ore 10:30 del medesimo giorno di apertura. Grazie. Buongiorno, il presente verbale si apre per la seduta di sorteggio dei componenti della commissione di valutazione dell'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di direzione della struttura complessa area territoriale montana. Il presente verbale si apre l'anno 2021, oggi 25 del mese di maggio, alle ore 10:30 presso la struttura complessa risorse umane di questa ST, dove si è riunita in seduta pubblica la commissione preposta alle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione di valutazione per il conferimento
l'incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore della struttura complessa alla territoriale montana. Giusta deliberazione 81 del 19 febbraio 2020 e 121 del 3 marzo 2020. La suddetta commissione di sorteggio, nominata con deliberazione 348 del 17 luglio 2020, è presente nella seguente composizione: io, dottoressa Elena Rebora, presidente e dirigente amministrativo, l'avvocato Marco Sant'Ambrogio, componente dirigente avvocato, e la signora Simonetta Pili, componente segretario collaboratore amministrativo. La Commissione prende atto che nelle sedute del 26 maggio 2020 e del 4 maggio 2021 ha provveduto alle operazioni di sorteggio ai sensi dell'articolo 15,7 bis lettera A del decreto legislativo 3012-92 numero 502 e successive integrazioni della deliberazione numero 553 del 2 agosto 2013 della Giunta regionale della Lombardia. La Commissione prende atto altresì dell'indisponibilità a presenziare le operazioni di selezione da parte della dottoressa Susanna Tamburini e del dottor Francesco Pallotta, sorteggiati rispettivamente quale componente titolare e componente supplente della Commissione di valutazione nella seduta del 4 maggio 2021, ed effettua quindi un nuovo sorteggio come previsto dalla normativa vigente, prendendo conseguentemente visione dell'elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali dell'SSN e, per quanto qui di interesse, di quelli specifici riportanti il personale di ruolo delle discipline previste. L'elenco è questo, con 980 è l'ultimo nome. Per il conferimento dell'incarico in questione si precisa che sono stati contemplati dirigenti medici responsabili di strutture complesse nelle discipline appartenenti all'area di sanità pubblica di cui al DM 30 gennaio 98 e successive modificazioni e integrazioni. Si precisa inoltre che data la necessità di concludere la presente procedura entro i termini della relativa autorizzazione regionale, si procederà al sorteggio di un ulteriore supplente da convocare solo nel caso in cui il titolare ed il supplente siano impossibilitati a prendere parte ai lavori della commissione di valutazione. Per il sorteggio la commissione decide quindi di seguire la procedura in stretta analogia a quanto previsto dall'articolo 15 del DPR 1677 del 48 riguardante le modalità di estrazione delle lotterie nazionali, utilizzando tre sacchetti contenenti ciascuno le palline numerate occorrenti, uno di colore marrone, uno di colore blu e uno di colore verde, per l'estrazione dei numeri indicatori rispettivamente delle centinaia, delle decine e delle unità. Si procede quindi all'estrazione, controllando prima i contenuti dei sacchetti, quindi le centinaia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Bene, si procede quindi all'estrazione del titolare. 7, 0, 0,
corrispondente al numero 700, che corrisponde al nominativo Pasqualucci Arturo, Torino 3. E lo fai vedere. Bene, sì. Il primo supplente 0 1 6. Ah, devi riprendere perché avevi fuori lo 0. Che facciamo? Corrispondente al numero 16. Alonso Elena, ASP Catania. Supplente questo, giusto? Sì. Era il primo supplente. Appunto. Prendo questa penna qua. Devo far vedere. Sì. Lo faccio vedere lei. A mezzo al centro. Ok. E ora il secondo supplente. 3 2 0. Corrispondente al numero 320. Falco Silvio, Torino 3. Allora aspetta, 320 che dobbiamo far vedere. Numero 320. Bene. Esaurite le operazioni di sorteggio, la commissione dispone che il presente verbale venga a cura del segretario rimesso al direttore generale per quanto di competenza e previa pubblica lettura viene confermato e sottoscritto alle ore 10:35 del medesimo giorno di apertura. Grazie.